Hadouken! Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Non è un video di una serie, è un primo esperimento. Vediamo un po' cosa ne succede, cosa un po' ne uscirà fuori. Commenteremo insieme all'amico Nerta il videogioco Dragon Ball Legacy of Goku. Sera, buonasera. Ok, inizio con una battuta dei miei video, però questa volta li risparmio e vediamo un po' che cosa ne esce fuori, dai. Ok. Iniziamo un po' a vedere il gioco com'è, dai. Allora, Legacy of Goku, intanto condivido. Sì, condividi lo schermo e vediamo un po'. Sì. Ok, non me lo... Ok. Sta lasciando... Ok, eccolo qui. Ok, allora, ovviamente si va su una nuova partita. Informazione divertente, questo gioco ai tempi non ai tempi questo gioco non era stato ancora portato subito in Italia, c'era stata una sorta di traduzione dei fan un po' sgrammaticata ed era bellissimo perché c'era qui c'è la frase iniziava con questa storia inizia per dire, no? Era molto divertente quella versione. Il nostro umile eroe. Vabbè, umile, ricordiamo sì, allora, ricordiamo, vi ricordo questa cosa, per chi magari non conosce il gioco, è stato creato originariamente da americani, quindi può essere interessante vedere come gli americani vedono Dragon Ball, comunque in questo senso. Essendo passato molto tempo dall'ultima volta in cui ha visto i suoi unici amici, decide di incontrarli nella dimora del suo vecchio maestro di arti marziali. Lo accompagna il figlioletto di appena 6 anni, Gohan. Lo accompagna il figlio, no? Vabbè, lo accompagna, lo trascina. Sì, sì, esatto. Ecco, il gioco, diciamo, inizia qui, poi... Adesso vabbè, c'è questa piccola parte... Pokémon. Esattamente, esattamente. Dove bisogna sostanzialmente... La prima missione, semplicemente devi trovare... Vabbè, missione. Il modo per sostanzialmente far imparare il giocatore i comandi, e semplicemente prendere le riviste a Muten. Interagisco un po' con tutti i personaggi, no? Che magari... Allora, Bulma... Vabbè, qui Bulma semplicemente sta parla, cioè questi sono un po' gli stessi dialoghi che c'era nel manga, nell'anime, ovvero Gohan che viene riconosciuto da tutti, no? E Bulma che dice "Mi fa piacere rivederti Goku", quelle cose lì. Ah, qua è interessante perché adesso questa cosa me la ricordavo. C'è Krillin che dice "Gohan, diventerai un grande esperto di arti marziali come tuo padre?" Chi vuole che si concentri sui suoi studi e che stia lontano da situazioni pericolose. Non è divertente. Diciamo che qui, essendo il gioco più Dragon Ball Z, ricordo questa cosa. Non il Gohan che dice sì, io voglio diventare uno studioso. Non è che venga trattato. Anche perché questo gioco c'è solo Goku giocabile, quindi. Ah, quindi è giocabile solo Goku. Mi stai un po'... Infatti proprio Goku affronterà tutta la squadra Ginyu, per dirne una. Mi sei un po'... Proprio così, cioè... Mi sei un attimo scomparso... Ok, sei ricomparso, perfetto. Ok, ok, ok. No, dicevo, Goku infatti affronterà tutta la squadra Ginyu, incluso Guldo, per dare un'idea. O forse no, ah no, tipo affronterà... Affronterà, scusa, volevo dire tutte le forme di Freezer, per dire. Poi, Gohan che neanche sapeva di dover venire qua... Ah, quindi praticamente che... si gioca solo con Goku... Anche quando Goku non era vivo, non era presente. Esattamente, o meglio, cioè nel senso, Goku magari che ne so, si fa un po' tutto, cioè non viene trattata, cioè... È molto poco simili. È particolare come cosa, infatti nel 2 viene mostrato Gohan al livello 1, come se non avesse mai combattuto, no? Per dare un'idea in quel senso, ok? Ecco qui, accidenti, Goku, sembri molto più forte dell'ultima volta che ti ho visto, no? Ecco, qui praticamente mi ricordo che Goku comunque non era poi così tanto forte rispetto al primo torneo, rispetto al torneo Tenkaichi contro Piccolo, no? Nell'originale. O sbaglio, no? Allora, scusami un attimo, mi sono un attimo distratto. Ok, ridimmi, okay, scusami. Ecco, c'è qui Muten che dice a Goku,
È molto più forte rispetto a prima. Goku che gli dice, appunto, come nei dialoghi qua: mi sono allenato duramente, maestro Muten, ok? Ok. Ecco, teoricamente nell'originale non era così. Mi ricordo che Goku comunque, cioè, se n'era un po' stato nelle sue per occuparsi, appunto, No, della famiglia. comunque dice al maestro Roshi, genio delle tartarughe che sia, che comunque Ok. si era allenato, non duramente, però si era Esattamente. allenato. Ecco. Diciamo che la pongono un po'. Non so, la stanno ponendo con un Goku che un po' si è allenato un po' di più, diciamo. Poi Sì, dimmi, cosa hai fatto perché comunque tu ultimamente? calcola questo, che alla fine del torneo di Dragon Ball, Goku era tipo 300 su per giù, non mi ricordo ora i numeri Sì. precisi, invece Ecco, contro magari. Raditz era sui 400, capito? Ecco, esatto. Magari qui non è a 300 da rilassato, è leggermente più forte, no? Potrebbe essere. Poi vabbè, qua sostanzialmente c'è la missione che facciamo alla veloce perché è semplicemente quella di raccogliere le viste Muten, una sorta Vabbè, di il tutorial che si tutorial. fa. Sì, è semplicemente un sai schiacciare A, no? Quelle cose lì. Ecco, poi vabbè, gli parli. Praticamente poi c'è Muten che ti dà i Senzu sostanzialmente come ricompensa. Quindi questo è molto interessante che Muten possiede i Senzu, ma vabbè. Ok, Goku. Ah, importante, Goku com'è che diventa più forte in questo gioco? Questa è la cosa più importante. Diventa più forte facendo magari queste quest qui, parlando con certi personaggi o appunto battendo i nemici. Quindi al posto del diventare più forte allenandosi o con lo Zenkai Boost. È come se ogni volta che batte un nemico guadagni esperienza, come appunto avviene in un videogioco, Cioè, no? che cazzate è, però, vabbè. Sì, è un altro tipo, non esiste lo Zenkai Boost, esiste Il il Team parlare con Boost, le no? persone. Esattamente. Ecco, poi adesso appunto arriva Radish, eccoti qui, Kakarot, chi è Kakarot? Vabbè, quelle cose lì che. Sei un guerriero Saiyan come me, tuo fratello. Non mi ricordo se diceva Infimo, già Radish. Infimo Un Saiyan. guerriero. Lo diceva, però qui Sì. non lo sta dicendo. Forse tuo fratello, non ti credo. Vabbè, sei stato mandato qui quando eri piccolo per ripulire questo miserevole pianeta degli umani. E questo, ok, viene sempre posto come misero il pianeta. E qui, vabbè, sono i classici dialoghi. Vedo che sei ammorbidito e tutto, no? Poi, fantastico, ci mancava solo Piccolo, Sono qui per combattere. Piccolo non viene posto più o meno forte, anche perché Piccolo in realtà non combatte in questo gioco. Vabbè, molto più forte di lui messi assieme, questa è un'informazione che è abbastanza inutile. E vabbè, qui non ci sono praticamente dialoghi. Poi cosa succede? Solo sfida su sfida, se cazzate Cioè, qua. sì, robe così. Ecco, adesso a questo punto nell'originale andavano praticamente ad affrontare direttamente Radish, no? Esatto. Qua no. Qua adesso Goku torna a casa. Ah, ok. È Esattamente, sta giusto lasciando. perché il figlio è in pericolo, però va, andiamo a casa. Esattamente, e questa è già la prima differenza. E qui, praticamente, com'è che Goku ottiene l'esperienza? Eliminando i nemici. Ecco, prima di tutto, Kikiri, vabbè. Prima di tutto. Adesso c'è un discorso importante da fare, ok? Tralasciando, vabbè, tipo, che ne so, i serpentelli che stanno qui, che li puoi usare per ottenere esperienza, però comunque non ne danno tanto, ok? In giro ci sono, che ne so, c'è il granchio, ok? Il granchio che è un po' più grosso. Dice che sostanzialmente per trama viene detto che è così grosso, forte, perché Go gli ha dato troppo da mangiare, ok? Ecco. Però appunto, questo granchio, non so se si vede la barra della vita, gli ha fatto quanto? Un Sì. decimo di vita. Cioè, non saprei se abbia senso dare una forza a un granchio, però. Sì. Beh, sì, essendo all'inizio, sì. Ecco, cioè nel senso, diciamo che non so se un granchio così, il granchio di Legacy of Goku, sia letteralmente punibile ai livelli di. Vabbè, Di sono tipo i primi nemici. personaggi terziari che servono solamente Sì, per sì. prendere punti. Esattamente. Per quanto poi, che ne so, ci sia. Tanto bisogna salvare costantemente perché in questo gioco ogni volta che si muore si va all'ultimo salvataggio, no? Ah, ok. E quindi.
Esatto, l'esperienza resta solo dove hai salvato. Poi il lupo. Ecco, il lupo è incredibilmente resistente. Cioè, appunto, abbiamo detto, non scaliamo i personaggi terziari, appunto. Però può letteralmente bisciottare Goku. Sì. In sto gioco i lupi bisciottano Goku. Cioè, io il lupo lo porrei più forte di Tao Pai. Non per... Se fosse più forte di Tao No, Pai, minimo. addirittura è più forte anche di piccolo fine serie. Esatto. Cioè, i lupi più forti di piccolo fine serie, secondo me. Ecco, vedi? Dopo tutto, possono bisciottare Goku, perché no, no? Ok, poi... Vabbè, ci sono un po' di missioni, tipo c'è questa qui che... C'è questo pterodattilo che... Cioè, ci sono un po' quelle cose da GDR, da RPG dei vecchi tempi, no? Con il pterodattilo che è preoccupato per le uova, tu... E Goku deve andarle a recuperare mentre suo figlio è stato rapito, no? Per dare proprio un'idea... Del senso che ha il gioco in generale, no? Poi, importante, in Dragon Ball il volo a questo punto della storia funziona che Goku può farlo, può volare per un sacco di tempo, poi si stanca, no? A livello di logica, invece, in questo gioco funziona totalmente in maniera diversa, ovvero che sostanzialmente può volare per un tratto così cortissimo e poi oh, non può più volare, si stanca, no? Per pochissimo, sostanzialmente. È morto È morto. Cioè, è appunto, funziona così, sostanzialmente. Adesso ho salvato l'esperienza, perché non puoi recuperare la vita. Però adesso vedi, è totalmente con tutta la vita e come era prima, no? Poi che ne so, fai, Goku. Già era voli fino a raccolto qui. un uovo, già l'era raccolto. Ah no, quello non era un uovo, era una pietra. Era per un'altra quest. Cioè, poi quando arriverà sarà molto divertente come cosa perché è una quest veramente stupida. Cioè, sostanzialmente un uomo che non sa come tornare indietro è finito totalmente a caso da. Come posso dire? È finito totalmente. Ecco, qui c'è l'uovo che è più pietra di quell'uovo di prima. Però c'è sostanzialmente sto uomo che non sa come si abbia fatto, però è finito. Come si dice? È sostanzialmente finito. Su una sporgenza, non sa come abbia fatto, boh. Tu devi prendere le pietre, accumularle e in questo modo salvarlo, cose così, no? Poi, vabbè. Questa sezione comunque è più corta del previsto, però è particolare come appunto Goku riesca sostanzialmente a diventare più forte. Ecco, immaginiamo una roba simile, Goku che... Sostanzialmente affronta i nemici nel mentre, prima di arrivare da Radish, arriva lì ed è pari a Radish. Sostanzialmente il gioco la pone in questa maniera, no? Arrivo pure in sync, però se ci arriviamo. Sì, vabbè, quello tanto abbiamo salvato, quindi l'uovo ce l'abbiamo. Perché, altra logica di questo gioco è molto interessante, Goku quando salva, se muore, per qualche ragione, se ha degli oggetti, risponda lì. Senza problemi. Adesso gli ho semplicemente dato questo. Ho fatto questa cosa perché ci ha dato 250 punti di esperienza che servono sostanzialmente per andare a livello 4, no? Sì, Che. infatti, sei arrivato al livello 4. Esatto, che Goku a livello 1 era già comunque più forte di piccolo che aveva affrontato ai tempi. Adesso a livello 4. Per logica è tipo 4 volte più forte perché in questo gioco funziona un po' così. È quasi raddoppiata l'attacco, la È difesa e giusto. tutto. Vabbè, no, Quindi immagino. raddoppiato no, perché alla fin fine non è che tu se sali di livello sale, si raddoppia ogni volta la potenza, si ha Ma quel sì. punto in più. Sì, esatto, però cioè, aumenta comunque di una cifra esponenziale ogni volta. Non dico a livello del doppio, per adesso li one shot. Praticamente one shot i cani con cui ci volevano almeno tre colpi, no? Poi perde, però. Muore lo stesso. Sì. Ok, poi andiamo un attimo. Adesso andiamo velocemente da Tenshinhan. Tanto adesso abbiamo la possibilità di farlo senza problemi. E appunto, riguardo questo discorso, c'è appunto interessante anche questo fattore. Goku che appunto può tranquillamente chiedere aiuto a Tenshinhan, Jaotsu per la lotta. Jaotsu
Adesso non mi ricordo quanto viene posto un Tenshinhan Jiaozu ipotetico che affronta appunto ai tempi di Radish. Ma sono pari a quello lì di fine Tenkachi, quindi Ah, non si sono allenati. 260 su per giù. Ok, non si sono quindi allenati per nulla nel mentre. Si allenano Ok, solamente dopo Radish, perché la minaccia dei Saiyan. capito. Ok, facciamo fuori questo lupo. Che appunto prima ci aveva devastato, adesso siamo sopravvissuti. È un po' la logica di questo gioco è questa, nel senso che semplicemente si è potenziato. E ora, cosa che dice Goku? Goku, qual buon vento ti porta qui? Quindi non lo so, cioè, per qualche ragione c'era Tenshinhan nei boschi, no? Sto chiedendo la stessa cosa, sto cercando Gon, è successo qualcosa di brutto. Tenshinhan che gli fa, posso fare qualcosa per aiutarti? E Goku, grazie Tenshinhan, ma devo vedermela da Eh sì, solo. infatti, Non qual è il ha problema? senso questo. Esatto, non ha senso perché Goku potrebbe chiedere aiuto a Tenshinhan Jiaozu perché comunque sono qualcosa, possono fare un minimo anche solo distrarre, no? O comunque, devo vedermela da solo. C'è Picco, non se la vede da solo. Vabbè. Appunto, ciao, zio, ci stiamo allenando. Vabbè. E penso di riuscire a cavarmela. Oltretutto, Piccolo mi assisterà. Vabbè. E questa cosa dà esperienza. In questo Giusto. gioco è stato, oltre ad eliminare i nemici, per qualche ragione, parlare con qualcuno dà esperienza. Non so come venga catalogata questa cosa a livello di logica, che uno Ma diventa più nemmeno forte a in parlare. Dragon Ball Xenoverse succede questo. Esattamente, esattamente, un po'. Vabbè, salve Goku. Felice di vederti. Jiaozi, proprio Goku dice felice di vederti. Tutto bene, sembri preoccupato per qualche motivo. Mio figlio è nei guai, in questo momento sto proprio cercando lui. Oh no, beh, se possiamo aiutarti, faccelo sapere. Lo fa, ma temo di dovermela cavare da solo. Vabbè, dice le stesse cose, però l'esperienza fa sempre bene, no? Ecco, ora Goku a che livello è? A livello 5 sostanzialmente. Goku è Sì, già. senza fare nulla, già siamo a 5. Sì, ed è bello quello, no? Immagina letteralmente. Questa è letteralmente. Noi ci lamentiamo, no, dei vari filler di Dragon Ball Z. Qui praticamente si. C'è un mega filler in mezzo a Goku che va a cercare Radish, no? Vabbè, adesso Goku è incredibilmente più forte di prima, quindi. Ma contro due lupi. Vabbè, adesso questa zona l'abbiamo fatta, quindi possiamo anche andare avanti, perché l'unico obiettivo di questa zona era semplicemente quello, no? Non, il bello di questo gioco è che è già finito, sostanzialmente. Noi prendiamo la pietra. Quelli Che sono quelli girasoli? sotto? Sì. Ah, sono fiori generici, ma in generale, se vedi, sono texture veramente, veramente un po' così, eh. Cioè, le texture di sto gioco sono un po' così bruttine, no? Cioè. Pure Pokémon che non ha mai brillato per estetica Pokémon, però pure Pokémon era già meglio ai tempi, no? Per dire. Ok. Ok, salviamo. Sì, che poi è sempre comunque questa cosa, un costante salvare, no? Poi il 2 è diverso. Ecco, questa qui è la cosa delle pietre. Cioè, sto qui. Non posso credere di essere rimasto bloccato qui, ancora una volta. Già il fatto ancora una volta, e quindi non si capisce come sia possibile. Odio l'acqua. Forse potrei riportarti da questa parte facendoti volare. Lui che addirittura non vuole volare, quindi tu devi andare a prendere le pietre, no? Io so già dove sono, però. Cioè, non. Vabbè, questa cosa dà esperienza, poi lui la dà anche wireless, no? Cioè. Ti dà 300 punti di esperienza così a distanza, no? Velocità Ti dà. aumentata. Sì, velocità Ma aumentata, ecco. quelle gemme che stanno Aspetta, vicino al quale? vecchio, Ok, che sono? queste qui. Queste qui? Esatto. No, no, Ah, no, 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 queste sono le quelle là lì. pietre di No, quelle prima. vicino al vecchio. Ah, queste qui per terra? Quelle là gialle. Ciao. Ah, queste, ok, queste qui sono oggetti che tu raccogli e sostanzialmente ti permettono di volare. Qua in alto a sinistra ci sta un 10 su 10, che è la statistica di volo, ok? Tu puoi volare per 10 passi e poi non puoi più volare, ok? Vabbè, adesso è morto, ma abbiamo salvato nel mentre, quindi a posto. Perché quindi senza quelle cose non si può volare.
Esatto, in sto gioco Goku non può volare se non così. Cioè, nel senso, lui è come se sostanzialmente fossero, tra virgolette, la sua statistica di fatica, no? In un certo senso. Ah, bene, a livello 6, senza ammazzare, facendo fuori i lupi, è a livello 6. Adesso beh, dà un pugno, fa fuori tutti. Sento una presenza forte proprio dall'altra parte del fiume. Ora, c'è una cosa, un nemico lunghissimo che però non Non gli era darei un... appena lo No, sconfiggo. non era un abito, ok, perfetto. No, no. Ecco, qua c'è un T-Rex. Noi lo evitiamo perché in realtà non serve a nulla affrontarlo da buona esperienza, però non serve a nulla. E appunto, anche questo, Goku che picchia i T-Rex, va bene. Ora, c'è la parte, c'è l'area finale prima di Radish, che praticamente funziona così. Tu potresti già andartene perché è lì dentro che, è proprio qua dentro che dovresti andare. Però lui non ti, tra virgolette, non ti apre il passaggio finché non gli prendi, finché non risolvi i vari problemi che ci sono in giro, ok? E quindi sostanzialmente c'è Goku che non può andare a salvare suo figlio perché c'è sto vecchio che non glielo permette, no? Però boh, glielo perdoniamo perché poi insegnerà un attacco che serve a bloccare il nemico. Anche qui c'è un discorso molto interessante da fare perché questo vecchio insegna il colpo del sole a Goku. Cioè, non so se comprendi il concetto, il colpo del sole l'ha imparato da questo vecchio, Quindi no? Ah, significa che poi. prima non ce l'aveva. No, non ce l'aveva. Ma guarda. Quindi praticamente Goku è arrivato a Legacy senza avere una tecnica a disposizione. Aveva solo gli attacchi energetici. Tu dirai la Kame. Tu dirai la Kamehameha. No, la impara dopo. Dopo impara la Kamehameha, sì. Quindi è anche questa. È interessante vedere che questo Goku è riuscito a sopravvivere a tutta la prima parte senza neanche sapere come usare un attacco energetico che non sia le sfere base, no? Quindi proprio parliamo di un Goku incredibilmente debole all'inizio. Infatti, boh, non saprei neanche. Scusa un attimo. Cioè, sì, nessun problema. Mi sto dando la luce. Mi sto dando la luce. Eccomi qua, scusami. Nessun problema, intanto c'è stato un po' di andare, c'è stato un po' di andare in giro, quindi non si è perso, non si è arrivato a nessun dialogo, intanto c'è Yamcha e Pual. Che Pual è il nome effettivo, non è l'adattamento, giusto? Il gatto. Sì, il gatto di Yamcha. Ok, Aspetta, no, in italiano è Pua con l'H, ok. Ah, invece in ok. giapponese l'originale è Puar. Ok. Ora faccio. Ora attenzione che c'è qui l'opterodattilo che dà fastidio. Ok, eliminato l'opterodattilo. Ah, tralasciando anche quanto è goro questo gioco, perché se vedi quei pixel rossi. Cioè, ci sono proprio dei pixel rossi, no? Che sarebbe il Adesso. sangue, penso. Esatto, cioè nel senso. È Addirittura il dettagliato. sangue. Sì, incredibilmente violento. Goku che fa fuori. Le bestie locali per potenziarsi fa fuori, poi c'è il sangue per cose. Poi, come va Goku? Ne è passato di tempo. Ciao Yamcha, sì, effettivamente. Goku che probabilmente si è dimenticato di Yamcha, no? Se vedi Bulma, salutala da parte mia. Nessun problema, cosa stai facendo in questi giorni? Vabbè, lui che gioca, ma sta saltando gli allenamenti. Queste mi sembrano cose che comunque conosciamo bene, no? Che in generale il nostro caro Yamcha ha sempre fatto. Ah, vabbè. Poi, ah sì, viene posto come sia Pual 500 a. punti per parlare con Sì, Pua. esattamente. Come con Cazzo. Yamcha. Qualunque. Parlare con Yamcha come con qualunque altro personaggio dà punti. Non importa Ma come, sì, quando, ma perché. che ce ne frega di allenarci nel senso dello spirito del tempo, nella navicella? Andiamo a No, parlare con la sì, gente. no, sì, assolutamente. Poi il concetto qui è veramente meraviglioso. Cioè, tra un po' Ok, diventa qua. Vabbè, forte quanto Namek. allora, su Namek è interessantissimo perché
Da quel che ricordo, dopo la battaglia contro Vegeta, non guadagna punti esperienza e va direttamente su Namek. Cioè, non so se mi sono spiegato riguardo quello che poi è effettivamente quello che succede nell'originale, no? No, quando nell'originale muore dopo Esatto. con Radish. No, no. No, no, aspetta, io intendo appunto per Namek, no? Lui affronta Vegeta, poi appunto ottiene lo Zenkai Boost, comunque si allena venendo sul pianeta e tutto. Il gioco non gli dà esperienza, mi pare. Cioè, oppure gliene dà tipo pochissima il nulla, no? Quindi, diciamo che, da quel che ricordo in questo gioco, Goku, tra il combattimento contro Vegeta e Namek, non ottiene niente. Né punti, né potenza, né nulla. Arriva lì su Namek, affrontando i combattenti di Freezer, diventa forte contro la squadra Ginyu. Io so, Ok. io semplicemente sto aspettando il momento in cui si combatte contro Radish. Vabbè, e infatti questo è il bello, cioè, ma guarda che il combattimento contro Radish è, non dico un terzo del gioco, un quarto del gioco? Cioè, per dire... Sì, proprio per far capire quanto. Cioè, non è che si sta procedendo anche molto spedito. Pure. Assolutamente. Adesso che livello siamo? Al 6. Teoricamente siamo lì, praticamente. Ok, adesso. Adesso c'è questa parte qui. Bisogna fare la cosa per il bambino. Perché il bambino, c'è cioè questa quest qui. Che Goku, al posto. Ah, in tutto questo c'è Gohan lì che sta aspettando. Cioè, letteralmente. E questa è la parte più bella, comunque, no? Gohan, nel mentre di tutto quello che sta succedendo, è lì rapito da Radish che sta aspettando. C'è Piccolo lì che aspetta. Noi quando andiamo lì, no? Quando arriveremo lì, ci sarà Piccolo fermo ad aspettare come se nulla fosse. Tipo con l'orologio in mano, come fa? No, no, è bellissima questa cosa, cioè nel senso. Ok, dovremmo essere arrivati. Che poi adesso abbiamo praticamente finito perché manca ancora di andare poi a prendere questa bambina qua, con cui abbiamo parlato prima, solo che il gioco non permette di parlare con più, come si dice, di trasportare più persone contemporaneamente. E poi, boh, sostanzialmente arriva la battaglia finalmente con Radish, no? Quindi questo qui Ok. sarebbe Legacy 1. Esatto, Legacy of Goku 1, mentre invece il 2 è molto più coerente, cioè non No, c'è sta quello che roba. dico Ci io, sono dei. dico l'1 arriva fino a Namek, cioè fino a Freezer. Fino alla battaglia contro Freezer, si affronti Quindi il Freezer 2 e poi. sarebbe con Cell. Il 2 sì, è con Cell e sì, praticamente c'è Cell. Arriva fino a quello e poi il 3 arriva fino a Majin Buu sostanzialmente. E c'è addirittura la scena con Ub all'interno praticamente. Quindi non avrebbe neanche senso se facessero un giorno un Legacy of Goku con Super perché diciamo che Ub No, che oscenità. è già stato. Che oscenità. No, vabbè. Cioè, nel senso, il 2 è molto meglio, ma anche il 3. Cioè, anche proprio a livello di ritmo, velocità. Si ammazzano gli scoiattoli. Assolutamente. Aspetta. Proprio anche con effetto sonoro bello. Carne bruciata. Sì, ma proprio violentissimo questo gioco. Ah, vabbè, adesso per fortuna ci sono le cure. Cioè, nel senso. L'erba. Ah sì, Goku che guadagna vita mangiando erba. Questo è molto importante sostanzialmente come concetto. Goku riesce a curare la propria vita con l'erba. Vabbè, facciamo. Ok. Di qua c'è la bambina. Sì, perché poi. Cioè, è anche molto veloce. Adesso che. Quanto tempo è passato? 20 minuti? Speggio una mezz'ora. Ah, vedi? Cioè, nel senso. Quale gioco di Dragon Ball fa lottare contro Radish dopo 30 minuti? È
È molto. Sì, molto a vene tagliate. Esatto. Ecco qui. Ah no, aspetta, non era qui che bisognava portarla. Ah, giusto, bisognava portarla di qua. Dove la si deve portare? Tenzing. No, non da Tenzing, semplicemente la si deve portare a casa sua. Noi non ci abbiamo mai parlato con i genitori, ma sappiamo. Ecco, grazie per aver tratto in salvo nostra figlia, non ti hanno mai parlato, però boh. Mai chiesto un piacere. Sì, esatto. La bambina sta bene, sì. Ecco, 500 punti esperienza per aver salvato una bambina. Goku che diventa fortissimo con Livello salvando bambini. 7 per aver salvato Sì. una bambina. Esattamente, livello 7 per aver salvato una bambina. Gli allenamenti fatti con Mr. Popo e con Mr. Popo non erano molto più inutili, a quanto pare. Ok, ecco. Adesso noi parliamo con questo. Ecco. So chi sei, Goku. L'uscita attraverso il teschio dietro di me ti condurrà alle terre del tuo nemico. Teletrasporto, cioè robe strane. Ecco, Goku, quasi dimenticavo la tua ricompensa. Ti insegnerò la tecnica del colpo del sole. Usala con saggezza, hai il potere di abbagliare temporaneamente i tuoi nemici. E ora Goku, grazie a questo vecchio, che non si sa chi sia, può effettivamente usare il colpo del sole. Ok, non puoi più tornare indietro perché il Non puoi più passaggio tornare si è indietro. Eccolo chiuso. piccolo. Era ora che arrivassi qui. È appena più avanti. Piccolo che proprio. Vabbè. Cioè nel senso. Ah, poi piccolo non ti aiuta nel combattimento. È lì fermo, eh. Anche qui, Gohan, aiutami, papà. Ok. Gohan che ovviamente è fuori. Ecco. Ora. Di solito noi vediamo bene che. Ah, intanto uso. Come si chiamano? Le erbe. Così almeno. Siamo con tutta la vita. Ecco, qui com'è che si. Praticamente, anche se io provassi ad attaccarlo qua Radish, non gli riuscirei a danneggiare, no? Intanto lui non mi attacca né niente. Com'è che si inizia un combattimento parlandoci sempre, Esatto, no? devi cominciare a Il parlare, dialogo. si instaura un rapporto. Esatto. Restituiscimi Gohan adesso. Sei pronto a unirti a me? Forza, Kakarot. Insieme potremo dominare l'universo. Puntini puntini. Ok, Il tuo l'universo. unico. Ah, si sono dimenticati di Vabbè. Freezer. Sì, esatto, cioè nel senso. Ma poi il bello è che Freezer poi nel gioco c'è, quindi non è una questione, no, proprio. Il tuo unico scopo nella vita è quello di conquistare e distruggere. Siamo Saiyan, è nel nostro sangue. No, Proprio il ancora più bello, sai che cattivi di cos'è? qualcuno. Il bello, sai che qua, il punto, sai qual è? Che Qual conquistiamo, domineremo l'universo. Ok, ma si ricorda che hanno tipo lui 400 e lui 1005? Cioè, dove vanno a conquistare l'universo? è? Esatto, cioè. Ma tipo le prime creature che trovano li ammazzano Sì, probabilmente. ma infatti, ma già un Cyberman li fa fuori. Sì, ma poi la parte più bella. Sì, ma poi la parte più bella è che in generale, come posso dire, loro, il modo in cui parlava, noi siamo solo fatti per conquistare e sterminare. Ma neanche nelle origini del mito venivano resi così tanto malefici, cattivi, sono ancora resi peggio di come erano prima, no? Cioè, fino a quando dicono di conquistare il mondo, ok, ci stava che è un pianeta, ma magari il 1000 va bene, ma l'universo 1000 non va bene. Sì, Non ma va infatti, bene. posso essere nato Saiyan, ma non è questo il mio scopo, non rendere tutto più difficile. C'è Goku che gli dice non rendere tutto più difficile come se fosse lui più forte di Radish, no? È come se si volesse trattenere. Dai, dai, non Esatto, fammi combattere, molto, dai. esatto, molto bene fratello, ora assisterai all'ira di un vero Saiyan. È una vergogna che lui assista all'ira, non ho ben capito questo dialogo. Ecco, ora inizia il combattimento. Già iniziato. Sì, tu lo accechi col Taioken, poi lo prendi a pugni, lo accechi, lo prendi a pugni, scappi perché sennò lui ti one shotta. E così il combattimento, ovviamente piccolo, non ti aiuta. E questo è sostanzialmente come avviene, come avvengono i combattimenti contro i boss in questo gioco, ok? E qui pone un fattore. Piccolo effettivamente, ok che magari hai ragioni di gameplay, però non lotta. Cioè, Goku la sta facendo proprio da solo. Perché sostanzialmente, in realtà, lo sta sostanzialmente aspettando. Sta aspettando che si carichi, no? Cioè, come per il. Forza, diamoci da fare. Ok, non lo dice, piccolo, però. Sta caricando, no, per il cannone speciale. Per il Il Makanko Sappo, no? macacosuc, macassossus, Esatto. Esatto, per il macacocos. Makanko Sappo.
Poi vabbè, cambia addirittura la musica come in un videogioco, come se fosse un videogioco fatto bene, no? Addirittura una host per Radish. Ok, e Radish è già morto. Ok, però hai beccato 4.000 punti, eh. Sì, A che però, cioè, livello sali con 4.000 punti? A 10? non lo dice. Mi sa che Ah, non sale. Però il fatto è 4.000 punti questo. non sale, va bene. Sì, allora, Goku ha pestato Radish e l'ha iniziato poi a trattenere. Cioè, Goku da solo ha fatto tutti i danni che hanno fatto Gohan, che ha fatto tu. Cioè, per capire, no? Goku che, secondo me, non è forte 400, un po' di più. Lo metterei anche. Ma mettilo pure a Cioè. 1.200. Ma sì, cioè, ha affrontato Radish a pari, l'ha battuto. Ok che l'ha accecato e preso a pugni, però. Non fare lo stupido, fratello. Il suo soffio ci ucciderà entrambi. Il suo soffio. Sì, perché ha Perché mangiato pesante. E se non hanno ha tradotto. Mecciano, mangia pesante, è brutto, Sì. l'abito. Praticamente in inglese diceva blow come in ogni attacco, no? Però l'hanno tradotto male. Se questo è ciò che serve per salvare il pianeta, sono pronto. Ah! Cannone speciale. Tradotto ovviamente cannone Vabbè, speciale, ovviamente in ok. italiano. Sì. Qui non penso che servisse davvero che Goku morisse, però. Ah, qui la scena. Bellissimo, ti metto una scena dell'anime che non c'entra nulla. Era Goku per terra disteso. Esatto, Tutti in quel momento ripuntini. non c'entra quella scena perché è crepa e Sì. basta Goku, non è che parla con Esatto. i... Perché poi in quel momento il bambino dovrebbe essere anche svenuto. Esatto, e invece Gohan lo vede. Il bello è che non è solo questo il fatto. È che Goku non aveva il buco, ma non per questioni di censura, proprio perché probabilmente davvero era il soffio, probabilmente. Hanno capito male. Goku gli ha soffiato addosso e quindi è morto, non lo so, emorragia interna. Papà, alzati, papà. Io non ce la faccio, Gohan. Non questa volta. Gohan non ha mai visto Goku combattere, quindi tipo, non questa volta. Pianto. Ti voglio bene, Gohan. Tuo padre è morto per salvare la terra, ragazzo. Era più nobile di quanto pensassi. Addirittura la rivalutazione di Piccolo, che già Che vede come frasona. nobile. Sì, adesso il cambiamento di Piccolo è qua, non è poi dopo, perché poi non ci sarà quella scena, ovviamente. Musica tragica, se si sente, no? L'aldilà sarà pronto ad accoglierlo. Cioè, senza i discorsi, papà, senza i vari discorsi. E poi va direttamente qua. Ah, dove andare gli hammer? Vabbè, normale. Sì, assolutamente, non c'è tutto il discorso. Benvenuto al di là, per favore dimmi che non creerai problemi come ha fatto tuo fratello. Cioè, Quindi di nuovo. 1.000 e Ah! ha creato problemi. 1.500, scusami. Ma il fatto è questo: Rayhammer sostanzialmente, se qualcuno crea problemi, lo sistema. Ma quindi Rayhammer è più forte di qualunque persona che viene. Per semplice motivo perché, scalando un po' la cosmologia di Dragon Ball, Rayhammer, il regno di Rayhammer, quello che tu vedi, i trenini che partono con le anime, è comunque un suo dominio. E quel regno è grande quanto l'universo. Quindi, automaticamente, Rayhammer. Semi universo. Quindi è davvero così tanto, è davvero fortissimo. Sì, ma solamente per un fatto di dominio, cioè non è un guerriero, è Ok, solo ma che è un po' nella come sua dimensione, nel suo regno è qualcuno. Fuori da Ok, quel è un regno po' come è, cioè lo prende a schiaffi anche un Infatti, però, cioè, nel senso, appunto, se appunto un Radish può creare scompiglio e cercare di attaccarlo, quindi conseguenza che ne so, Kid Buu l'ha provato ad attaccare, per dire, no? È quello il discorso, o è un'incongruenza che si è creata poi, o semplicemente come nel torneo del potere dove le persone vengono limitate a livello di volo, c'è una so cioè il Quando è stato creato tutto, il tutto, è stato impostato che uno non può essere poi così tanto forte. Però boh, è No, non un ti so po'. dire. È interessante comunque come fattore perché non Però viene mai trattato. personaggi del tipo quando arriva Cell Rayhammer lo spedisce tranquillamente negli inferi, quindi il Ecco. potere decisionale di Rayhammer lo possiamo vedere contro Cell che praticamente è un solar system e lo scaraventa tranquillamente negli inferi, cioè non può nulla la potenza di Cell, quindi ti fa Però capire che è superiore. Cell è andato effettivamente all'inferno. Perché, ok, nei filler, però, non è mai stato detto che lui abbia effettivamente un'anima. Lo vediamo negli inferi, quindi. È però nei filler, non.
È tutto Perché filler nei quello. filler? Ah, nei Perché momenti non filler, avviene. dici tu. No, Eh sì, non avviene canonicamente poi. infatti. Ok, qui. Sì, Però poi non scusa, ma so alla fin fine canonicamente perché non come. dovrebbe avere un'anima? Scusami. È perché alla fine è creato artificialmente, un po' come C-19, C-16. Cioè C-16 non è stato riportato in vita perché non è, No, perché è un robot. appunto, esattamente, Quindi cioè non intelligenza saprei. artificiale. Pure se per esempio ammazzi Ottavio, non lo vedi negli inferi o nel paradiso poi. Però Ottavio è stato riportato in vita dopo che è stato ucciso insieme a Kid Buu. Vabbè, Cioè da però. Kid Buu. Vabbè, è stato per tutte le vittime di Kid Buu, quindi non è che ha detto chi ha un'anima ritorna. Eh sì, però anche C-16 erano tutte le vittime di Cell. È quello che mi perplime. Cioè, il motivo. Infatti. Cioè, C-16 è un po' un caso particolare perché non so se Cell abbia effettivamente un'anima in quel senso. Perché può Cell essere che sì, lui perché alla comunque. fin fine è Cioè. biologico, è chimico, è cellulare, capito? È chimico, appunto, può essere un agglomerato, però magari è un formato un po' particolare. Quindi può essere magari che non essendo un'anima creata. Come viene creata, che ne so, un essere vivente, appunto, Per ma è me è una cosa creata comunque da un essere semplice. umano? No, per me è comunque un essere vivente. Alla fin fine è chimico, capito? È un essere vivente. Non è un Sì. robot, non è un C16, capito? Sì, infatti. Sono un po' diverso da mio fratello, vabbè. Sono sicuro che lo sai, Riccardo sarà felice di vederti, vabbè, queste cose qui. Lui dice qualcosa? Sacrificio è stato un atto molto coraggioso. Bastava ancora 5 minuti che lo prendeva a pugni e moriva da sera. Dice, però vabbè. Fare qualunque cosa per mio figlio. Oppure andare a salvare i bambini, giustamente, o picchiare i lupi. Vabbè, poi degli altri guerrieri sono in viaggio verso la Terra. Stanno venendo a prendere le sfere del drago con la speranza di poter ottenere la vita eterna. Lui lo sa. Ma i tuoi amici stanno raccogliendo le sfere del drago. Si potranno esprimere il desiderio. Vabbè, queste sono proprio le cose già dette, no? Ecco, adesso c'è la parte con il serpentone, no? Questa parte, vabbè, che è tranquillamente anche un po' skippabile così. Ah, si sente, no, l'audio nella live, giusto? Bassissimo, però si sente. Ecco, senti un po' l'urlo doppiato di Goku. Non so se si sente. Sì, si sente. È bellissimo, cioè, è tipo l'urlo più di dolore che abbia mai sentito. Non puoi Proprio. volare, sono finite le gemme. Esatto, cioè è un po' come. Sì, ho già volato per un pezzo, letteralmente. È un po' come era successo nell'anime. Ah, guarda chi c'è! Lei! La compagna di Ray Hammer. Lei è la compagna di Rayhammer? Sì, è detto che erano amanti, non so ora. Ah, quindi. Ah, ok, interessante questa cosa perché non mi hai mai detta. Ehi, salve, un affascinante straniero sul sentiero del serpente. Grazie, penso. Desideri forse ballare con me? Beh, non ballo molto bene. Allora, ancora meglio, potrei mangiarti. Cosa? E fine. Inizia a pestarti, lei. E sostanzialmente lei, in questo gioco, per quanto noi, che livello siamo? A livello 7, Sette. quindi. Esatto, possiamo fare una stima di quanto ci mettiamo in confronto Radish, però più o meno è forte come Radish in questo gioco? Ah no, leggermente meno. No, ma 3500 contro 4000. che leggermente meno. È bastato due pugni a questo, cioè quattro pugni. Sì, a Radish Radice 8? una decina. Una decina. Vabbè, sì. Sì, diciamo che allora, vabbè. Sarà quanto forte rispetto a lui? Un quarto di Radish? Una roba così. Cioè, non è fortissima lei in questo gioco. Perché lei non ha ovviamente mai avuto un scaling di potenza. Perché nessuno avrebbe mai pensato di darle No, ma una che forza. Cioè. dove sta la sua? Ah, ecco, è qui, Sì! Radio. Ah, no! Più che altro è bellissimo. C'era scritto: sto perdendo l'equilibrio con lui che camminava tranquillamente. Poi sto perdendo l'equilibrio. Qua sembra che l'abbiano investito perché c'è una macchina che lo prende. E niente, Goku è stato investito in questo gioco. Ed è finito all'inferno così. E
qui sostanzialmente c'è la parte all'inferno, no? Dove i nemici chi sono? Le anime. E quanto serve a combattere le anime? Vediamo un po'. Siamo tracciano che già sembra un po' più resistente della principessa serpente. Poco Ecco. Cioè, nel senso, penso poco. che Tre almeno pugni. 5 pugni. Sì, 3, 5, 3, 4 pugni, una roba così. 1, Uno. 2, 3. Ah, Quattro. questo non ha preso. No, no, Sì, questo non ha la preso qua. perché se dico. Ok, E 4, cinque. 4. No, cinque, cinque. Ecco. Ecco, sostanzialmente, appunto, 5 pugni che erano più della tipa serpente, però. Però c'è un fattore da contare, ha livellato. Quindi fai che sarebbero 6-7 pugni, no? Insomma, che vuoi, buffo ragazzo? Sto cercando di incontrare Caio. Sai, devi essere veloce se vuoi attraversare il sentiero del serpente. Vediamo se riesci a prendermi, cowboy, al rallentatore. Solo allora, forse, ti mostrerò dove si trova. Per la miseria, quel ragazzo è veloce. Non sono nemmeno riuscito a vedere dove sei andato. Quindi, vabbè. Lui, ovviamente, è veloce quanto Barter. Subito, senza neanche pensarci. Non mi pare che nell'anime era una prova di velocità. Non lo era? O forse sì, era una prova di velocità, ma forse tipo la cosa. No, era forse. No, era di lotta. Era di lotta. Era di lotta, ma li batteva, Sì, tipo. sì, sì, sì. Ecco, quindi interessante che questa cosa pongono questo personaggio non forte, ma veloce. Ed è effettivamente più veloce di Goku, perché poi non è che lui Goku deve andare a trovare, non è più. Non lo cerca di mettere. Ah, vabbè. Guarda che belli questi fantasmi che sono della sua specie di Gotenks riciclati, no? Ok. Adesso. Adesso c'è questa parte, vabbè, abbiamo salvato, quindi non c'è neanche questo problema. Come fa a morire all'inferno? Se vedi, in realtà non ha l'aureola. infatti. Goku in realtà forse non è neanche morto. Ecco, il soffio di Piccolo, facciamo questa fan theory, questa teoria proprio. Il soffio di Piccolo, appunto, che non è il cannone speciale. Quanto detto, in realtà, ma un soffio, non l'ha ucciso, la bensì tramite il fatto che sono comunque sia Piccolo che Dio la stessa persona, hanno teletrasportato Dariam per allenarsi. Goku non ha perso, in realtà. Facciamo questa teoria, no? Tanto per quello che abbiamo visto, può essere 200.000 teorie valide. Sì, assolutamente, eh. Cioè, bello di questo gioco è appunto anche teorizzare per cercare di dargli un senso, no? Come si fa con certe cose ultimamente del manga che vabbè lasciamo stare. Alcune fatte bene, altre un po' così. Va un po' anche a gusti, no? Non so se l'hai letto il manga, lo stai leggendo, se impari. Di Quale? Super. Di Super no, sono rimasto alla saga di Moro. Ah, ok. Allora, diciamo che sei ancora la parte che veniva ancora un po' vista bene da tutti, no? La parte un po' La così saga di poi sarà. Granola ancora la devo leggere, perché molti Ecco. mi hanno consigliato di evitare, perché là veramente si Allora, entra nel trash di fantasia, capito? il fatto è questo, cioè nel senso, la cosa che più dà fastidio alla saga di Granola è che incredibilmente è stata allungata, cioè nel senso. Però ce l'ho volumi. Penso che sia il terzo volume. Cioè, dura in realtà pochi volumi, eh. Non è così tanto lungo quanto si pensi la saga di Granola. Dura un anno di pubblicazione. Dura 12. Beh, un anno e mezzo, una cosa così di capitoli, no? Fai 16 capitoli, ok? 4 volumi. Che, ovviamente, contando tutto, sono comunque troppi, no? Fin troppo. Sì, ma poi dipende tutto, perché alla fine 16 capitoli, se andiamo a vedere, è proprio un problema del fatto che è stato pubblicato in una rivista mensile, perché in realtà
Goku contro Nappa, quanti capitoli, cioè la parte con Nappa, non Goku contro Nappa, proprio solo la parte con Nappa, sono 9 capitoli. Cioè. Causa soltanto perché Toyotaro pubblica sulla rivista sbagliata. Perché pubblica sulla rivista sbagliata? Perché boh, Super non è visto così tanto importante da essere pubblicato di nuovo su Shonen Jump. Ok, curiamoci, visto che se no moriamo e non va bene. Ecco, la parte all'inferno di questo gioco qui è un po' la parte più lunga, ma semplicemente perché devi trovare. Praticamente quello che. Questo gioco qui. Non so se mi ricordo. Non so se ti ricordi cosa avveniva nell'anime per il modo in cui Goku scappava dall'inferno, no? Faceva appunto la gara e gli dicevano dove andare, no? Non mi ricordo. Qua. Ecco, qua sostanzialmente è Goku che deve praticamente. Deve trovare i fantasmi. Cioè, deve trovare i 3 fantasmi persi. Non si sa in che modo Goku non li uccida rispetto agli altri. Non si sa perché Goku decide di uccidere quelli e non altri. Che poi nella saga di Majin Buu sappiamo bene come uno che muore sparisca definitivamente, tipo Akai. Quindi chissà che fine facciano questi fantasmi. In generale, la parte qui, questa missione qui è recuperare questi 3 spiritelli che boh, si sono perduti. Potevano metterci, non lo so, una piccola comparsa di Raditz, non l'hanno fatto. Vedi, no? Tu vai da questo spiritello, ci parli. E lui, a differenza degli altri, non lo prendi a pugni, ma lo Perché che porti in giro. cambia? Il design è sempre quello. Sì, infatti è incredibilmente stupida come cosa, cioè nel senso. Ma ripeto, Legacy of Goku 2, a differenza di questo, ha avuto una cura. Cioè, che questo lo vedi, dici che me. Cioè, che cosa brutta. Cioè, che brutto gioco. Il 2 poi vedrai, è veramente uno. È ricordato penso da tutti come uno dei migliori giochi di Dragon Ball. Che tu direi, com'è possibile? Non sto scherzando. È assurdo come. Letteralmente possa succedere questo, ma un po' come. Ecco, a livello di videogiochi, in realtà, se vai a vedere Budokai Tenkaichi 1 rispetto al 2 al 3, sono un po' così come giochi. Non so se li hai mai visti Budokai Tenkaichi 1 e La Budokai PS2 dici? Tenkaichi 1. Sì, Budokai Tenkaichi 1 proprio. Il primo Budokai Tenkaichi, quello lì uscito appunto su PS2, no? Quello lì era incredibilmente sotto gli altri due, perché ad esempio c'era proprio il fatto che era molto legnoso, ti one-shottavano i nemici, nel senso che proprio ti distruggevano con un colpo. Succedeva molte volte di morire semplicemente perché il nemico ti attaccava con un colpo e morivi. Cose così, no? E in generale sì, era un gioco incredibilmente bruttino, cioè non era. Poi aveva comunque la sua bellezza, perché aveva la sua bellezza, per quanto poi aveva addirittura le colonne sonore, le host dei Budokai. Ma Il primo praticamente ti Budokai. stai prendendo le nuvolette, quelle che non si muovono. Esattamente. Quelle che non si muovono. Sì, semplicemente. Ecco, questa teoricamente è l'ultima, no? E sali col volo, non puoi. Ci sono le spine. Nelle spine non si può. Mamma mia. Che cattiveria degli sviluppatori. Ecco, questo è molto interessante. Vedere comunque come il livello. Ma poi anche proprio il modo in cui gli sviluppatori hanno fatto il livello, no? Cioè, non so se hai visto ogni tanto, io passavo attraverso un angolo, no? Sì. Ecco, quello è un errore di programmazione. È uno shortcut È un byte. creato. È un bug, sì, è un punto dove si sono dimenticati di mettere programmato il fatto che tu, se ci vai, c'è la collisione e qui non ci vai, no?
E quindi è interessante come questa cosa sia appunto velocissima rispetto a quello che poi è davvero il gioco, cioè tagli in metà mappa sostanzialmente. Ah, che poi c'è una sorta di strana lore dei Non devi Namekusei in questo salire lì. gioco. Stavo vedendo se era lì oppure in un altro punto. Ah, che poi in questo gioco, dicevo, c'è appunto una strana lore dei Namekusei basata sul fatto che chi sopravvive cade, cose strane. Poi, se ci si arriva, vabbè. Adesso tanto siamo praticamente quasi arrivati a metà gioco. Perché adesso c'è la parte con, com'è che si chiama? Recaio, Rekai più che altro, dura un secondo. Cioè arriva lì, gli impara la tecnica e fine. 500 punti. Ok. 500 punti. Siamo diventati molto più forti. Ecco, in questo gioco, questa è la parte più divertente, il vero allenamento con Rekaio è questo. L'andare all'inferno, il fare serpentone, è quello, non c'è il... Non è davvero poi così tanto utile l'allenamento di Rekai in questo gioco. Ok, adesso è il momento di andare a finire la parte dell'inferno, che l'hanno fatta, forse è la parte più lunga del gioco, cioè è proprio il livello più lungo del gioco questo, eh. Infatti mettono anche dei punti di volo in mezzo, probabilmente. Ecco, molte cose. Secondo me, quell'errore di programmazione che avevano fatto, no? Secondo me, sono gli sviluppatori che non avevano voglia di farsi tutto quel tratto lì. E allora si sono messi quello e si sono poi dimenticati di metterlo, Ah, ho capito. no? Si può fare? No, ok. E allora com'era che si andava di sopra? Ah, Devi da qui, scendere. ok. Devi scendere questo qua a No, destra. semplicemente. Sì, semplicemente da qui, ok. Allora bisogna prendere un punto di volo che stava qui. Ok. Sì, che poi adesso che livello è? Livello 8, non ha neanche senso stare a eliminare tutti i nemici qua come nella prima area. Una volta che si ha il power up del poter paralizzare i nemici, il gioco è molto più veloce comunque. Smarrita. Ok, qua non sta dicendo nulla di particolare, sta dicendo le solite cosette così. Ok, non. Ah, giusto, forse bisogna. Ok. Ok, e infatti bisogna riparlarci. Usa il volo, no? Non proprio, non è proprio il fattore del volo. Lasciami. Vai sotto. C'è No, qualche altra sì, quello cosa sotto. sì. No, è che dovrebbe permettere di andare lì. È strano. Cioè, forse c'è un piccolo problema. Aspetta, che tanto salvo che, come conosciamo bene questo gioco, dà sempre problemi. Arriva il nemico, one shot a Goku. Tutti i nemici. Ogni nemico qua può one shottare Goku. No, non puoi. Ah, ok. Non posso. Io ci avevo parlato, no? Col tipo lì. Ok, dovrei averci parlato. Sì, allora. Ok, grazie ancora. Ok, lui dovrebbe aver disattivato tutto. Poi facciamo così. Ah, no. Ah, ok. Ok, poi facciamo così e torniamo indietro. Ok, grazie ancora. Quindi forse bisognava parlarci di nuovo per sempre. A fare che cosa? Semplicemente per poter andare via, perché sostanzialmente tu ci parlavi, lui ti permetteva di andartene. Ok. Ah, lì c'è il famoso frutto, quello lì che non doveva essere mangiato, che poi qualcuno si mangiava, che poi non portava nulla sostanzialmente, perché filler non portano a nulla poi a livello effettivo.
Lasciami in pace, non combinare guai, perché no? Non è che devi trovare il rosso, l'orco Allora, rosso. il rosso lo trovavi. Allora, aspetta che ho salvato. Un secondo. Ah. Vedere. Provo un secondo a riavviarlo veloce perché potrebbe anche essere semplicemente un bug. Ok. Lo riavvio velocemente. Tanto ci vuole un secondo. Siamo arrivati ad 1 ora e 5. È volato, Di solito eh. quando ci vuole Ok. per completare tutto il gioco? 4-5 ore. Allora, a livello effettivo si è più o meno a quanto metà gioco, cioè nel senso, no, meglio, adesso siamo 1 ora e 5, fai l'ultima oretta, cioè l'ultima mezz'oretta per arrivare magari da Vegeta, far fuori appunto Vegeta e Nappa, e appunto teoricamente dovrebbe bastare. Quello, cioè, o meglio, volevo dire, dovrebbe poi essere il doppio del tempo. Comunque, penso 2 ore, 3 ore. Cioè, non poi così tanto, 2 ore e mezza, tre. Sì, Ah il beh, è un gioco gioco è. veloce, quindi. Sì, è un gioco effettivamente veloce. Infatti, ripeto, cioè, siamo alla saga, anche se c'è solo Goku. La saga di Frieza praticamente salta tutto, sostanzialmente, visto che non c'è la parte con Zara Ponendo Doria, non ci sono quelle cose lì, no? Ok. Ecco, ora vediamo un attimo se si è risolto. Ok, è stato effettivamente un bug, vedi? Un bug. Questo gioco è sì, questo gioco è talmente rotto che devi riavviare perché sennò non puoi andare avanti. Ok, questo frutto è molto saporito. Dammelo subito. Ecco, qui lo acchiappa in questo modo, non lo batte in velocità, quindi penso che lui sia comunque più veloce di questo Goku qua. Mi mostrerai dove si trova il Rekkaio, va bene, guarda attentamente, vai. E poi lì ti mostravano, no, indicavano un punto ed era semplicemente quello, no? Poi usciva dal cassetto di Reimer, eccetera. Qua apre una voragine nello spazio-tempo, sostanzialmente. Cioè, non una voragine, apre una voragine, no? Lui entra dentro questa cosa e quindi, boom, e ritorna all'inizio. Così teletrasporto, no? Poi addirittura ti mettono la possibilità di volartelo tutto perché mi pare che nell'anime se lo volava proprio tutto, Sì, se mi ricordo bene, sì. no? Esatto, a questo punto se lo volava tutto, infatti lo sta facendo bello tranquillo, senza neanche problemi. Ecco, dovrei essere vicino, ormai è alla fine. E ci siamo fatti tutto il sentiero. Ora riesco a vedere il pianeta, ma molte persone non sanno come fare, semplicemente perché semplicemente non c'è nulla, non ti fa fare nulla, devi semplicemente volare qua. Addirittura sperando che ci arrivi in tempo. Infatti, vabbè che si vede un pochettino, però basta fare poi così. Ecco qua. Poi arriva al pianeta. Ora, non mi ricordo se viene posto che il pianeta di Rekkaio è. Ha più gravità, ok. Quindi non ho idea. Però appunto, come avevo detto, ecco, c'è ovviamente Gregory. Perché nel senso che questo qui è Dragon Ball Z, dopo tutto non avrebbe avuto senso altrimenti. Sei tu Rekkaio. Certo che sono io. Vedi per caso qualche altro re nei dintorni? Credo proprio di no.
Ok, bene. Potresti allenarmi in modo da aiutarmi a sconfiggere Saiyan che stanno arrivando sulla Terra. Saiyan, eh? Non ne sono rimasti molti nell'universo. Il loro inter... Non ne sono rimasti molti nell'universo. Ultimamente, Toriyama... Il loro intero, che significa? Ah, il loro intero pianeta. Eh Ah, sì, piene. Ah, stiamo a mancare. ok, capito, Ah, capito. sì, però non ne sono rimasti molti nell'universo di Saiyan. È un po'... Vabbè, scusami, Piccolo alla fin spoiler. fine calcola allora, Goku, Radish, Nappa, Vegeta, basta, 4 ne sono. Sì, però mi fa molto ridere il concetto che poi in realtà c'è tipo il doppio del numero o cose così Vabbè, sì, varie. perché poi, vabbè, calcola comunque che viene inserito Tarble come il fratello di Vegeta, poi Broly, poi i figli di questi, eccetera, eccetera, quindi sai Sì, come. esatto. In realtà è Vabbè, stato un però all'inizio sono stupro. solamente 4. Sì. Ma quelli che sono sopravvissuti sono estremamente forti. Dovrai allenarti duramente. Grazie, Recaio. Grazie, Recaio, per cose che lui sapeva già. Bellissimo. Tutto, vediamo quanto sei bravo a correre su questo pianeta ad alta gravità. Dice alta gravità, non dice 10 volte per. Semplicemente alta, quindi può anche essere 2 volte. Rincorri Bubbles e cerca di prenderlo. Se ci riesci, potremo passare alla prossima prova. Sembra piuttosto facile. Vai, Bubbles. Ovviamente, roba che serve anche a potenziare la velocità, visto che, vabbè, Goku in questo gioco non è molto veloce. Ok, dovrei averlo praticamente fatto. Ok, grazie. Ok, praticamente per fare Bubbles basta fare così. Ah, per sbaglio. Ok, preso. Ben fatto, ora devi colpire Gregory sulla testa per questa pesante ma... Che poi qua Bubbles non è veloce, semplicemente Goku basta volare per raggiungerlo. Ah, penso pure Cioè... con i grill Eh no, no, quello sì lo fa, però c'è cioè nel senso, che allenamento, cioè Rekkaio, che allenamento gli sta facendo fare effettivamente? Basta che vola e lo raggiunge. È solo un test per vedere se è abbastanza veloce. è giusto per romperti un attimo le scatole perché comunque devi premere i pulsanti. Esatto, e poi c'è questa bellissima immagine di Goku col martello, vabbè. E devi andare a picchiare Gregory. Che Gregory è qua. Ok, Gregory che è sostanzialmente la stessa cosa di prima, forse solo leggermente più veloce. Ok, è esattamente come prima. Non capisco, sono il più veloce. Non è proprio così. Non riuscirai né a prendermi nemmeno tra 1 milione di anni. Ecco, questo è molto divertente perché ci sono tante serie dove dicono 1 milione di anni, cose così, neanche a raggiungere 3 milioni di anni. Qua lo dice e lo ha comunque battuto un secondo fa. È bellissima questa cosa. Cioè, questo è letteralmente quelle... Quando i personaggi sparano dialoghi a cazzo di cane, no? Sei il migliore allievo che abbia mai avuto. Già, Goku è sopra dei Yammer, che Yammer è un'entità e tutto, no? Qua, sei il migliore allievo che abbia mai avuto. Goku più forte di Yammer, fine. Sì, tempistiche incredibile. Yammer ci ha impiegato molto di più. Ecco, vedi? Sicuro. Sei migliorato così tanto, migliorato così tanto, ha fatto una cosa che sapeva già fare. Posso passare a insegnarti l'attacco Kamehameha, il più potente che tu abbia visto finora. Kamehameha, Rekai gli perché insegna. non era il Genki Dama. No, no, lui gli insegna. Cioè, sì, Kaioken ha il Genki Dama. Goku né impara il Kaioken né la Genki Dama. Goku non ha il Kaioken in questo gioco. E non aveva il colpo del sole, figurati se ha la Kamehameha. Esattamente. Velocità aumentata e 1500 punti esperienza. ok. Ha piccato 3 Radish sostanzialmente. No, quanto era Radish? 500? Ha dato 4.000 punti Radish. Ah, ok. Allora Radish era più utile che questo allenamento. I tuoi amici hanno raccolto le sfere del drago ed espresso il desiderio. È tempo per te di tornare sulla Terra. Kami ti sta aspettando presso il suo osservatorio. Ti prego, vieni a visitarmi ancora. Vabbè. Scena in qualità assurda. Pixelato, No, uomo. no, sì, perché non hanno per niente pensato che doveva uscire su Game Boy. Ok, e ora, Goku, che livello è? Livello 8. È leggermente più forte rispetto a quando ha affrontato Raditz. Non è servito a nulla il nostro caro amico Rekkaio. Qua c'è Karin. Ne è passato di tempo, sì, maestro. Prendi questi Senzu con te, saranno... E lui, vabbè, ti dai Senzu che sono comunque utili, no?
Poi vediamo se loro dicono qualcosa di utile. Il destino del mondo è ora nelle tue mani. Hanno combattuto valorosamente, sono stati sconfitti. Ok, la stessa cosa. Sembri davvero in forma, Goku. Sono comunque preoccupato. Questi Saiyan sono veri mostri. E ok. E quindi ora è importante. Goku in realtà non è poi così tanto forte, no? Rispetto a prima. Cioè, nel senso, Cioè, a livello di. dal Palazzo del Supremo si ritrova. In un luogo di neve, Ok. guarda. Vabbè, sì, giusto. Quello è proprio attaccato anche nell'anime, così. Te? No, sto sfottendo. Ah, ok, infatti mi sembrava strano perché, boh, è sceso in un palazzo, in posto di neve, boh, da qualche parte. Poi presuppongono che la saga di Saiyan è venuta in inverno. Sì, quello faceva freddo. Faceva freddo? No, non è vero. Eh beh, infatti, vedi. La bellezza di. Eh beh, sono comunque. È il bello sempre di vedere giochi scritti da americani, eh. Quindi gli americani ipotizzano che i Saiyan sono arrivati tipo a dicembre, gennaio. Sì. Ah, ok. Signore, puoi aiutarmi? Ah, beh, sì. Cioè, poi dobbiamo aiutare questo bambino, giustamente, perché Goku. Stanno morendo tutti. In questo caso è veramente una situazione pe pessima perché. Cioè. A differenza di Raditz che comunque non attaccava nessuno finché non passavano Fa la 24 camea, ore. puoi farla. Ah, aspetta, la Kamehameha? Eccola la Kamehameha. La bellissima. È letteralmente l'attacco lungo. È l'attacco di prima, ma lungo. Infatti. Un bellissimo. Ma la puoi Cioè. caricare o la spari solo? La posso caricare, infatti l'ho caricata all'inizio. Cioè, poi se la carichi adesso, appena magari non ci sono loro. In mezzo, ok. Praticamente la carichi e fa Ah, così. ok. Sì, e dice Kamehameha se la carichi, proprio un picco, proprio per dare la soddisfazione al bimbo che voleva sentire Goku dire Kamehameha, no? Ecco, questo è lo stesso nemico che avevamo affrontato prima. Se vedi, è incredibilmente più Resistente. resistente di. Ecco, di qualunque nemico, anche per questo prima non l'avevo fatto, no? Ecco, questo. T-Rex più forte di Radish, probabilmente. Eh sì, a quanto Quanti pare colpi sì. sta. Cioè, quanti colpi sta resistendo? Ma poi, cioè, adesso. Dopo facciamo un attimo una conta con Nappa e Vegeta. Vediamo un attimo quanto è più forte in confronto di Nappa e Vegeta. O quanto è più debole. L'ha pure eliminato a Goku. Vabbè, che non lo stiamo poi ad affrontare fino alla fine, sappiamo semplicemente che. È incredibilmente forte lui, no? Ora andiamo pure avanti. Ok, bisogna andare di qua, sì. Ecco, da un luogo innevato, no? Da un villaggio innevato, si va a una città. Vabbè, sì, giusto, quello sta appena attaccato, è tipo. No, no, ma neanche c'è la neve, neanche c'è la neve, no, a confine, come se non fosse successo nulla poi. Cioè, bellissima questa cosa. Ah, poi qui c'è la cosa da fare per sto tizio che vuole le capsule, dà esperienza, però boh, cose così. Cioè, gli si dà solo questa perché è esperienza gratuita, poi è meglio riportare il bambino a casa. Non so effettivamente se è possibile, portarsi il bambino dietro per tutto il gioco. Non penso, non avrebbe senso. Cioè, sarebbe veramente stupida come cosa. Però quando parla ancora lo devi scaricare da qualche parte, quindi te lo Ah porterei no, fino alla cioè, ca fine. casa sua è qua a destra, però. Vabbè, ecco, dovrebbe essere. Ecco, mi fermo, volevo saperne. Eccolo qui. Ah, non ti dà neanche esperienze, ti dà la capsula. Per il tipo lì, e allora è giusto. Per una volta più coerente, salvare bambini non rende più forti di affrontare piccolo. Ok, 1500 punti esperienza. Per aver salvato un bambino, che alla fin fine hai salvato un No, bambino per avere la non. capsula. Aspetta, non per aver salvato un bambino, per aver portato una capsula. Proprio Goku, nel momento Però in come hai cui ha avuto la portato una capsula? capsula. Ah beh, quello sì, assolutamente, Perciò ti dico. assolutamente.
Ora, questa è la parte più bella, ovvero che sostanzialmente ci stanno dei ladri. C'è una Goku, nel rapina. mentre... Sì, c'è una rapina. Goku sostanzialmente così si mette a picchiare delle persone. Adesso, tre pugni già ci sono. Tre pugni per far fuori... Cioè, e non è ancora morto questo, eh. Non per dire. Quattro. Quattro, Vediamo un po' quanto è forte questo ladro. cinque, 5. 6 pugni. sei pugni. 6 pugni, aspetta, però Praticamente 6 pugni. questo fa, lo fa, gli fa in mazzo a Radish. Sì, perché comunque questo è due livelli sopra. Questo Infatti. là, questo essere umano è più forte, cioè è più forte di Radish, se non magari pari, perché può essere che magari arrivavamo a 10 pugni, però non direi. Ok, adesso Ok, 1, 2. Adesso vediamo. Ecco, per fare una stima, prima quanto ci ho messo che... Sei pugni. Ecco, 6 pugni. Adesso, ecco, questo qui è veramente infame perché... Ok, si è spostato perché altrimenti entravamo nel posto. Allora, 1, 2, 3, 4. 5 e 6. Ok, sempre così. Adesso, non è possibile livellare nel mentre, sfortunatamente, per capire anche quanto, in un certo senso, livellare potenzi un personaggio. E vabbè, poi c'era il ladro qua dietro che, boh, chissà che fine ha fatto. Eccolo lì. Guarda che sta scappando. Sta proprio scappando. Sta scappando. Ha compreso la potenza di Goku, a differenza degli altri. 1, 2, 3. Ecco, gli ha fatto un terzo di vita comunque questo ladro, eh. Con un colpo. Ok. Ah, stavolta l'ha fa fatto fuori con 4 pugni o sbaglio? No, 6 pugni. 6 pugni di nuovo, ok. Perché ha dato 4 pugni ora e 2 prima. Ah no, aspetta, però c'erano due pugni che non avevano colpito perché ogni tanto fa un effetto sonoro diverso ed è quando il nemico blocca il colpo, ok? Ah, ok. Ok, il che vuol dire che praticamente probabilmente l'ultimo pugno era già un pugno a livello 10 per qualche ragione, ok? Ah, forse mi dà esperienza parlare col poliziotto un attimo. Visto che... Ok, niente. Non ci posso credere, incredibile, ha fermato dei tizi. Ok, non ha dato esperienza, è stato... È servito perché abbiamo fatto fuori questi, però... Ok, ora c'è l'area... Ecco, sentiamo un po' cosa hanno da dire loro. Quegli alieni hanno neutralizzato l'intera armata del Nord, è incredibile. Goku? Sì, Rekka, io riesco a sentirti. Devi sbrigarti e andare ad aiutare i tuoi amici. La Terra è in gravissimo pericolo. Ovviamente. Spiacente civile, di qui non si passa. Ovviamente Goku fa quello che vuole. Se ne frega del governo di queste cose qui, Goku. Piacete civile, da qui non si passa. Di nuovo, Goku se ne frega. E siamo arrivati alla battaglia contro Vegeta e Nappa. Ok. Poi dopo questa stacchiamo. Esattamente, che penso che sia la giusta conclusione comunque oggi. Ecco, Vegeta e Nappa. E vediamo un attimo, ecco, ci sono intanto Vabbè, ci Gohan. sono anche i Papà. ragazzini. Sì, Gohan sono tornato, non preoccuparti, non puoi lasciare fare a me. Papà piccolo è morto, hanno ucciso tutti tranne Krillin e me. Goku, siamo Sopravvive allenati da sempre. me. Sì, poi sono stati proprio smaterializzati, non ci sono neanche i corpi. Yamcha e Zeozi, questi 6 devono avere un livello di forza davvero incredibili. Chi l'avrebbe mai detto? So che tu ce la puoi fare, Goku. Ok, intanto, Kureta ancora ci one shot, non ci sa mai. E direi di salvare. Ok, ora Nappa. Così, questo è Kakarot, eh? Non mi sembra un tipo molto duro. Sento che la forza di Kakarot è aumentata da quando Radish è stato qui. Comunque dovresti ancora riuscire a occuparti di lui facilmente, Nappa. Va, annienterò quel piccolo traditore, Vegeta. Ecco, Vegeta sente la forza di Goku e letteralmente non la reputa poi così tanto alta rispetto a Nappa, rispetto a quanto in realtà era davvero, perché ok... Poi erano pari, però prima era superiore all'inizio dello scontro.
Ok. Nell'anime, Goku è Nell'anime? superiore a Nappa. No, Ah, solo superiore? aspetta. No, perché il power level di Nappa è sempre un'incognita. Perché chi mette a 4, chi lo mette a 6, chi lo mette a 8. Io lo Ok, metto a 8. perché a un certo punto c'era Nappa che comunque si rilassa, si concentra e affronta Goku alla pari. Tant'è No, che ti non poteva, dico, non aveva. no, alla pari proprio no, per il semplice motivo perché io comunque metto Goku leggermente di sopra. Tipo se Nappa è 8000, Ok, che mi io... pare. Sì, che mi ricordo che comunque c'era Goku che diceva che non avevano modo poi nel caso di, come si suol dire. Di sbrigare di trovare una soluzione se fosse continuata in quel modo. Esatto. Ok, Nappa è morto. 20.000 20.000, punti addirittura esperienza. 20.000. Esatto, livello 5 volte in 11. più di Radish. Oh my Ecco, god. questo è interessante. 20.000 punti esperienza. 5 volte in più. Quindi Nappa è forte 5 volte Radish in Eh questo sì, gioco. no, ma se tu calcoli anche così, perché se Radish è 1500, arrivare a 8 sono tipo 5 volte. 5, 6, 6, 12, 8, è 2000, aspetta, 2000, è 24.000 nappa secondo questa logica. No. Se tu fai 1500 per 5 ti arriva a 7500. Ah beh, sì, quello Già sì. ti Ah, non dico. era per 8. No, per 8 perché? Ah, ok, avevo capito male allora prima, scusa. Ok, quindi sì, 7.500, 8000 ti quindi ho un. detto prima, il power level Ah, di Nappa. Perciò ok, sì, perché ti ho avevo detto capito chi lo mette male. a 4, chi lo mette a 6, chi lo mette a 8. Io lo Sì, metto a no, 8. quello che è, quello che è, quello che è. Quindi ok, 7.500. Facciamo 7.500 per il Ok. mappa di questo gioco, quindi. È arrivato il tuo turno, Vegeta. Ecco, Goku che fa fuori Nappa e dice: è arrivato il tuo turno, Vegeta, senza nulla. Proprio non ci arrivi, eh. Paragonato a me, sei una nullità. Sono il principe di tutti i Saiyan. Lo vedremo. Pazzo. E qui fine, si scontrano qua, non c'è neanche l'andarsene via, no? Inizia lo scontro, già così. Sì. I due si combattono. Ora, due pugni. Tre. Questo l'ha parato. Quattro. Aia. Mi stava quasi per far fuori. Allora. Mi corro un secondo. Ok. Recuperiamo Allora, sei dell'erba a da qui. 4. Sì, sono a quattro colpi dati. Ok, allora adesso 5 5. 6. 6 7 8 Aia. Ok, non l'ha dato questo. 9 10 Aia. Ok, questo non l'ha dato. 11. A questo non l'ha dato. Ok, 12 colpi per battere Vegeta. Da livellato, no? Quindi 60.000? Vegeta. 60.000 punti, che dici? È troppo. Ah! Non ha perso. Si è rialzato. Ah, quindi 12 pugni è ancora vivo. Esattamente. 12 pugni è stata la fase 1, ovvero Vegeta che dice: ok. Adesso faccio sul serio. Quindi è Ok. interessante anche questa cosa. Quindi significa che Salvo ci vogliono perché 50 cazzotti per mandarla a terra. può essere. Vediamo. Ovviamente, se ci vogliono meno di 12 pugni, il gioco ovviamente mostra un'incoerenza assurda. Vediamo se succede. Ora uno. Aia. Due. No, ok, due Tre. adesso perché quello di prima l'ha bloccato. Ok, due. Aia, questo non l'ha dato. Questo l'ha bloccato. Questo non l'ha. Mamma mia, non lo prende mai. Ok, questo l'ha preso, quindi 3. Eh? Questo l'ho Quattro. bloccato. 4 questo perché l'ha bloccato prima. Bloccato. Ah, ecco, ha aumentato lo scudo. 5 finalmente. Ora, curiamolo un secondo. Ok. Vieni Vegeta, dove sei? Dove sei? Bloccato. Sei.
Bloccato. Ok. Bloccato di nuovo. Continua a bloccarlo. 7. Bloccato. 8. 9. Bloccato. 10. 11. 12. Uguale. 30.000. Però solo che ha bloccato più colpi. 30.000 punti esperienza. Quanti ne ha dati prima Nappa? 20. 20.000. Quindi, aspetta, quindi se è 20.000 rispetto a 30.000 è forte. Se era 7.500, Vegeta 15.000. Perché allora c'è un fattore. E calcolare un Goku. terzo. No, ma perché, aspetta, prima Goku ha livellato. Quindi, vabbè. Ma a parte questo, Goku non ha usato il Kaioken. Quindi è un Goku che è capace di combattere Vegeta senza il Kaioken. Ah, Quindi sì. o Esatto, Vegeta è più, quindi Vegeta è più debole di del Vegeta. dell'anima. Esattamente. Quindi vuol dire che questo Vegeta è più debole, quindi è davvero forte con 30.000 punti esperienza di un terzo. Quindi può. No, di metà in più, perché se 20.000 sono 10.000 in più, quindi dovrebbe essere sì, un terzo in più forte. Quindi se 7.500. Se tu metti un terzo in più, ti arriva a 12. 12.000. Vegeta con 12.000. È assurda questa cosa. È leggermente più forte di un Bardock, sostanzialmente. Bardock dell'origine del mito, intendi? Sì. Ok, no, perché quello del Reboot è tipo un soldato normale, quindi 1200-1500. Sì, lui, ovviamente. Sì, quello del ODM, sì, è 10.000. Poi, ovviamente Vegeta è vivo dal momento che non hai la tua coda. Devo aspettarmi che non conosci l'aspetto di un vero Saiyan. Solo il bagliore della luna lo rivelerà. Guarda e impara, pappamolle. Ah, quindi ora si trasforma in uno Zaru. Sì, ma non è affrontabile questa cosa, è solo una scena. Cioè, arriva, pugno, one shot, anzi neanche gli dà un pugno. Con solo l'energia lo one shot a Goku, ok? Goku, mi Ok. senti? Vegeta è troppo potente per noi. Trasformata? Aspetta, Trasformata? perché. Trasformata. Vegeta non è un maschio, ok, No, interessante. In scimmia è una gigante. bella femminella. Eh sì, esatto. Papà, stai bene? Non preoccuparti, Gohan. Credo di star bene. Aspetta, cos'è quello? Ah, Ok, è senza giusto. neanche di. Giusto, senza neanche distrarlo. E Yashirobai è qui. Ha tagliato la coda di Vegeta. Ma poi prima in realtà si dovevano vedere. Era ora che facesse qualcosa di utile. Ah, quindi forse Yajirobe era anche già lì. Cioè, quindi aveva assistito a tutto lo scontro e con Nappa non ha fatto nulla perché. Quindi diceva, era già ora che facesse qualcosa di utile, quindi aveva già visto non fare nulla. Guarda, sta ritornando al suo aspetto originale. Non è possibile, la mia. Così si fa Yajirobe. Senza la sua coda, Vegeta non può più trasformarsi. Gohan, o no? Anche Gohan sta iniziando la trasformazione. Ok, Stessa direi. cosa, un bagliore Sì. batterra. Sì, Ma esattamente. sì. Quindi. Solo che qui parliamo di un Vegeta che comunque non era. Era già stato battuto. Quindi può essere che tranquillamente. Perché comunque il Gohan di Legacy of Goku 2. E qui lo dico perché semplicemente gli altri personaggi vengono posti già a un livello, ok? Più avanzato. Quindi non sono tutti a livello 1. Il Gohan di Legacy of Goku 2 è a livello 1. Quindi questo Gohan è livello 10 come Zaru. Sì. Quindi ha coerenza con questo discorso. Può essere. Quindi Gohan o Zaru, qua quanto ha di livello di potenza, teoricamente, se è 10, quindi comunque leggermente più forte di Goku, può No, essere un. No, alla fin fine comunque devi calcolare, ma tu parli dell'anime? del gioco sostanzialmente, Ok. perché se Goku è un livello 10, tra virgolette, rispetto a Goku, che era a livello 10 anche lui, forse era a livello 9. Goku è livello 10. Ok, quindi era raggiunto il livello di potenza di Goku con lo scimmione. Ma anche Probabilmente. qualcosa in più per one shottare Vegeta. Però era un Vegeta già stanco.
Ma non penso che nel gioco calcoli che è stanco, eh. Ah, vabbè, però è una scena, non è gameplay, diciamo. Quindi può essere che è anche molto più simile all'anime in questo senso. Quindi devi calcolare anche un Gohan stanco. Ah, quello sì, però allo stesso tempo Gohan non ha combattuto. Cioè, Gohan, se vedi, è completamente integro, non ha vestiti stracciati, è completamente integro. Anche Krillin è solo co come se non avessero fatto nulla sostanzialmente. Probabilmente sono nello stesso stato di quando hanno combattuto contro Nappa, perché a livello effettivo non hanno fatto. Cioè, non hanno fatto poi nulla qui nel gioco. Nel Non gioco no, saprei. alla fin fine aspettano che arrivi l'eroe della situazione. Esattamente, cioè, ha fatto tutto Goku. Uccidolo, ora che è vulnerabile. Fermati, non farlo, Krillin. Non è questo il modo di chiudere la faccenda. Ma Goku, dopo tutto quello che ha fatto ai nostri amici, gli permette di scappare? Sento che qualcosa non va, Krillin. Dobbiamo dimostrare. Sento che qualcosa non va. Infatti, effettivamente non è andata così la storia. Dobbiamo dimostrargli pietà. Va bene, Goku. Mi auguro solo che non ce ne pentiremo. Come ho potuto farmi sconfiggere questo comune Saiyan? Mi vendicherò dopo che mi sarò ripreso. Forse andrò su Namek e raccoglierò le sfere del drago. Bellissimo, lui. Forse andrò su Namek. Non lo Ci sta dice pensando. nell'anime, ma nemmeno nel No, lo manga. dice? No, nemmeno Non nel lo manga. dice. E fa, ma è bellissimo. Lo dice quando. Non mi ricordo se durante il viaggio nei No, è pensieri che oppure lui arriva. dopo. No, no. Lui sostanzialmente arrivava sul pianeta di Frieza a recuperare energie. Usciva e gli dicevano che Freezer era andato su Namek. Esatto. E lui E lui andava. corre. Ed è bellissimo questo Vegeta. No, no, lui, bellissimo Vegeta che dice: forse andrò su Namek e raccoglierò le sfere del drago. Quindi in realtà è ridotto abbastanza bene perché se ci pensiamo. Perché comunque non è. Quindi non è passato per il pianeta di Freezer, è andato direttamente su Namek. Quindi sì, effettivamente Gohan Scimmione ha battuto un Vegeta non così tanto stanco. Non così tanto distrutto come nell'anime allora. No, infatti per attaccare i due pensieri deve essere per forza un po' più fresco di quando era nell'anime. Esattamente, poi più che altro la cosa che mi fa ridere è lui che proprio lo dice così, forse, non ho ben capito perché lui Forse forse. se ci va anche Freezer vado anch'io. Sì, la vita eterna e la forza illimitata saranno mie. Sta scappando Goku, No, spero che tu forza stia facendo la illimitata cosa. non lo dice mai, dice solamente l'immortalità. Sì, anche perché in generale non può desiderare entrambe le cose, non penso che Sharon possa esaudire due desideri, cioè Purunga possa esaudire due desideri se glieli pone insieme. Vabbè. Tre desideri lo può fare Polunga. Ah, è vero, sì, Polunga, sì. Pensavo a Sharon in quel momento, No, infatti forse sono Sharon corretto. solamente uno. Sì, ma poi forza limitata, non penso comunque possa farla. Sta scappando, Goku. Spero che tu stia facendo la cosa giusta, lasciandolo andare. Ehi, Gohan, tutto bene? Sto bene, papà. Tu? Sì, tutto ok, ma devo eseguire delle serie guarigioni. Quindi Goku in realtà, serie guarigioni, però è tutto ok, non è ridotto malissimo. Sì, Kiki! serie guarigione, non ti preoccupare, Sì, solamente sì. il Kaioken per 4 ho Sì, sconfitto. infatti. Mi ha stritolato una Infatti. scimmia, non ti preoccupare. Esatto. Goku non è. Allora, infatti, questa versione Goku né ha avuto i danni del Kaioken perché non ce l'ha. E allo stesso tempo non è stato stritolato dalla scimmia perché è stato solo tanto sbalzato dalla potenza di Vegeta. Kiki è in procinto di mandarvi in ospedale. Cosa? O oh no, non quello. Beh, prima sarete guariti, prima. Ok. Gruppo di pianeta Namek, Gohan, Bulma, li siamo subito su Namek. Tu, Goku, non appena ti sentirai meglio, potrai raggiungerci usando una capsula astronave. Nessuno sapeva di poterci andare, Krillin già sa tutto. Immagino che sia la cosa migliore da fare. Ci No, è vediamo su bella Namek. che nell'anime. Vabbè, già stanno su Namek qui. Vabbè, Sì. possiamo anche staccare. Sì, Rimani quello sì. così rimani questo frame. Va bene, va bene. Il bello, sai che cos'è? Che non si sapeva come poter andare su Namek. Cioè, Esatto. addirittura tentano di. Non è che tentano. Bulma non sa costruire una capsula spaziale. Esattamente. Infatti vanno a recuperare la navicella di Kami, almeno la navicella del figlio di Katatsu. Infatti vanno con quella. Infatti E questa cosa succede la perché. rinnova, l'aggiorna e quant'altro. Sì, poi Goku ci va perché sostanzialmente Brief vede il modello della navicella Saiyan, ne costruisce una che sia capace di fare le stesse cose. Esatto. Ed è bello questa cosa. Ma poi,
Questa cosa la dico semplicemente, come avevo detto già prima, Goku non ha avuto potenziamenti, non avrà livelli nuovi, non avrà guadagnato esperienza. È forte. Quanto è forte effettivamente il Goku che ha affrontato Vegeta in questo gioco? 10.000. Teoricamente. 10.000? Sì, perché comunque abbiamo visto che non ci sono tante fizz di potenza. E soprattutto se ci vogliamo basare sui punti esperienza, comunque alla fin fine siamo sui 10.000. Esattamente, e quindi di conseguenza in questo momento Goku, un Goku con 10.000 di potenza è su una Mac. Vabbè, però dobbiamo calcolare questo. Sì, ha preso 10.000 nella saga Saiyan, ma tu devi vedere nella saga Namek quant'è, per il Ah no, semplice aspetta. motivo, sai perché? Perché comunque magari ora c'è qualche fizz di potenziamento, magari parli con qualcuno e sali di livello. Allora, non, cioè, più che altro, so semplicemente poi quello che succede, non c'è questa cosa, cioè, parte e va direttamente con lo stesso livello che si è guadagnato sulla Terra. Non, Ah, ok, e quindi praticamente parti sì. con 10.000. Fa Poi, schifo sì, poi questa, praticamente. poi, sì, poi nel caso appunto ci sarà un secondo episodio che in teoria dovrebbe essere conclusivo, visto che siamo esattamente a metà gioco. Comunque si vedrà appunto, perché adesso c'è appunto la parte dove Goku affronta tutta la squadra Ginyu assieme. Goku affronta tutte le forme di Freeza. Guldo. Guldo mi pare di no, non mi ricordo, però tipo tutti assieme. Cioè uno alla volta, però tutti assieme, no? Ah. E quindi senza neanche lo scambio di corpi, senza quello, quell'altro, affronta Freezer dalla prima forma. E appunto lì ci sarà ancora molto di più. Qui è stato interessante appunto scalare fino a vedere appunto quanto un Vegeta che sia più un Vegeta più debole, Nappa che è appunto 7500, appunto secondo questi gli autori americani di questo gioco, Nappa comunque è abbastanza coerente con quello che si è visto. Cose così, no? Ok, dai, Beh. calcoliamo questo come la prima parte, poi la seconda vediamo un po' di E vediamo recuperarla se qualche altra si volta. fa comunque tutto. Ok, dai, A posto. puoi anche togliere così torniamo noi al centro. Ok. Eccoci qua. Eccoci qua, siamo tornati di nuovo al centro. Ok, perfetto. Allora, abbiamo giocato un po' a Legacy of Goku. Abbiamo visto un po' le cazzate di quel gioco, perché un Goku che muore con un lupo non si è mai visto. Un lupo forte quanto un radish, praticamente. Sì, esatto, che poi in questo gioco, cioè, il bello in tutto questo è che se Goku avesse avuto il colpo del sole dall'inizio, avrebbe sempre vinto, perché quando abbiamo avuto il colpo del sole, Si non abbiamo più perso immobilizza. tranne una volta. Sì. Tranne una volta non abbiamo più perso. Che il personaggio comunque si immobilizza, quindi automaticamente ti dà la possibilità di colpire senza essere colpito. Esattamente. E quindi in un certo senso, forse Goku, senza questa tecnica, senza considerare questa tecnica, in realtà forse anche un po' meno di quanto lo consideriamo, perché, cioè, ok, è tutto che riesce a battere Nappa, riesce a battere Vegeta, sì, ma perché li immobilizza, gli dà un pugno, li immobilizza, gli dà un pugno. Quindi, Senza colpo del sole, secondo te, quante volte saresti morto? 50. semplicemente morivamo perché, cioè, vedevi Vegeta, arrivava Vegeta, ci faceva quasi tutta la vita con un colpo. Dovevamo colpirlo 12 volte di fila, non era possibile batterlo senza colpo del sole, sostanzialmente. Alla fin fine sì, quindi praticamente la Kamehameha non serve a nulla. La Kamehameha non serve a niente. Cioè, o Nemmeno meglio, il Ki Blast non dovresti serve a niente. stare. Cioè, sì, perché allora dovresti stargli lontano e continuare a sparargli. Però, i Ki Blast in questo gioco fanno, mi pare, la metà degli attacchi fisici. Quindi, di conseguenza, in questo universo di Dragon Ball, è come se gli attacchi di Ki, quasi come un totale opposto a quello che è sempre stato, fossero più deboli degli attacchi Quindi fisici. ci vuole il doppio degli attacchi se non fossero fisici. Probabilmente sì, il doppio, se non Quindi la triplo. Kamehameha dovrebbe essere un po' più. Dato che consuma tutta la barra se la carichi Forse, fino alla allora, fine. forse la Kamehameha è forte quanto un pugno. Bisognerebbe vedere, però. Vabbè, tu calcola che usi tutta la barra energetica, quindi Sì. automaticamente. Però caricare in realtà serve fino a un certo punto, cioè non è che raddoppia, cioè forse raddoppia il danno.
Non è poi così tanto, perché ad esempio prima avevo provato ogni tanto a caricarla, non è che faceva tanto male. È proprio il fatto che gli attacchi energetici in sto gioco sono inutili. Cioè, sono proprio inutili, lo si è un po' visto. Nel 2 sono molto più utili, infatti viene un po' ridimensionata la cosa, ma anche il Super Saiyan, poi si vedrà, non è poi così tanto un grosso power-up. Poi bisognerà calcolare un attimo quanto è forte, perché c'è un modo per calcolarlo, no? Nel caso ci sia appunto un secondo episodio. Però diciamo che il Super Saiyan non è un per 50. Semplicemente. Ok, dai, siamo arrivati alla fine, abbiamo fatto quasi 2 ore. Oh my god. Beh, sono state 2 ore piene, 1 ora e 45 su per giù. eh. Sì, sono state 2 ore belle piene comunque lì. Ok, dai, abbiamo fatto un po' la prova di fare gameplayer in due tramite il video. Ok, dai, ringrazio tutti coloro che hanno visto il video, soprattutto per chi vedrà il video. E sarei arrivato fino a questo punto a dire: ma che cazzo è? Goku che non ha il Kaioken, Goku che non ha la Kamea, non è colpo del sole, lo impara da un vecchio dentro una caverna, che era una casa. Ma dai, il re Kai che invece di insegnare il Kaioken, la Genkidama insegna la Kamea. Ma dai, ma dai, dov'è? E l'allenamento inutile. Sì, infatti, devi solamente volare un po' di più e colpisci, cioè che allenamento è? Un Goku che è più forte degli allenamenti che servivano. Dopotutto batte Raditz da solo, quindi ha anche senso. Poi si sacrifica anche inutilmente, perché praticamente l'ha battuto, è inutile che ti metti a prenderti un cannone in Esatto. petto. Ma Senza soprattutto era la cosa più bella è che quando Goku sta per morire, dice a Gohan, non questa volta, ma perché? Quando è che ti ha visto combattere? Esattamente, ma poi Goku non aveva l'aureola, quindi non è detto neanche sia davvero morto. Hai capito? Non hanno dato nemmeno il designer giusto, cioè un'areola, che ci E vuole? quindi una persona che guarda il gioco, lo analizza, cerca di portarci fuori qualcosa, dice non è morto. L'ha semplicemente preso per allenarlo. No, soprattutto la cosa bellina che ti fa poi mandare in confusione i ricordi oppure te lo vedi e non trovi coerenza è che Goku sta morendo, però c'è quel frame dove lui non ha il buco in petto, nella pancia, nello stomaco, che sia, e Gohan gli sta parlando. Prima di Ma tutto, Gohan è svenuto perché ha dato una craniata a Radici, quindi è svenuto. Goku ha un buco in petto dopo il cannone speciale di Imakaka Osoko, non lo so dire. E terzo, sicuramente Goku non aveva la forza di poter parlare, di poter dire qualcosa, c'ha un buco tanto. in generale, cioè nel senso, sostanzialmente loro cosa hanno fatto? Volevano mettere una scena dove Gohan parlava a Goku prima della sua morte. Solo che effettivamente non è mai successa questa cosa, allora cosa hanno detto? Prendiamo una scena in cui Gohan parla con Goku per terra, però Goku in quel momento non stava morendo, quindi c'è, sono due incoerenze che si incontrano e creano un'unica. Esatto, Esatto. è proprio la potenza di un titolo che cerca di reggersi in piedi da solo. Vabbè, sono gli americani. Sai com'è? Vabbè, sì, ma in realtà guarda, poi si vedrà, cioè se capiterà comunque si vedrà come gli americani con il 2 riusciranno a fare qualcosa. Ok, dai, siamo arrivati alla fine. Ricordo a tutti coloro che vogliono seguire l'attività, possono trovare il link in descrizione, pagina Facebook, gruppo Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitch, Telegram, Discord, di tutto e di più. Ringrazio il mio ospite Nerta, Grazie a te, grazie a te. che è un fan di Neffa. Vabbè, non lo so, però l'ho detto giusto per far ridere. Ma sì, ma sì. Ok, ringrazio nuovamente tutti, alla prossima! Shoryuken!